Buongiorno ragazzi, si consideri l'equazione x per 2 alla x uguale a y per 2 alla y. Si chiede quante coppie di interi distinti x y sono soluzioni. Nessuna coppia, una sola coppia, esattamente due coppie, esattamente quattro coppie o infinite coppie. Vediamo insieme la nostra proposta di soluzione. Consideriamo la funzione f di x x per 2 alla x. Questa è una funzione data dal prodotto di due funzioni che sono non solo crescenti, strettamente crescenti. x che è una retta e 2 alla x che è la funzione esponenziale. Possiamo quindi dire che anche f di x è una funzione strettamente crescente e quindi è una funzione iniettiva. Possiamo dire che se noi consideriamo che f di x deve essere uguale a f di y, questo necessariamente ci porta a dover dire che x deve essere uguale a y. Ci siete ragazzi? Proprio per definizione di iniettività e di funzione crescente. Il quesito chiede coppie di interi distinti e questo non è possibile. Quindi la risposta esatta per questo quesito è la A. Spero che sia tutto chiaro, altrimenti scrivetemi ragazzi, ci vediamo domani col prossimo quesito. Auguro a tutti una buona giornata.